טוב, צדיקים, ברוך השם, אבי אמוננו וסטימנה, אבי אמוננו בפרשה בגרצי אמו השם, ויצא יעקב מבאר שבע, יעקב אבינו, אל הפרשה סקורצה, רנדל בנדיציוני, כפורנו פרומסו, Esav. e i acqua vino la sua madre lo dice vede il tuo fratello ti vuole uccidere e non solo questo hai bisogno di trovare una moglie quindi per favore vai via i acqua vino esce da Berceva e se a come berseva vai e e qui in questa parasha Possiamo dire che nasce il popolo ebraico e questa Parashah Jacob si sposa 20 venti anni. Che lui sta in Haran, fa undici figli delle sue dodici figli, tutti i figli sono nati fuori di Israele, fuori della città, della terra che fu premesso. Tranne uno, e l'ultimo, Beniamin. Binyamin dovete sapere per forza deve nascere in Israele perché? perché come che il Bet HaMikdash il posto che è più santo per noi deve essere fatto sulla territoria di Binyamin c'è una necessità che Binyamin sarà santificato dall'inizio e per questo tutti erano nati fuori tranne Binyamin e si dice che si manna ma se a vot si manna banir e il fatto che la maggioranza delle figlie sono nato fuori di israele voglio dire che un gran tempo il popolo sarà in diaspora e questi undici figli che sono nato na e far parenti si sono le anni difficili che noi siamo vissuto venti anni sì venti se aggiungiamo due zero fa duemila, duemila anni, duemila anni di esilio. I be dicono le maestri che tutto questo mondo fu creato per questi dodici tribù. Abbiamo 12 mesi, dice il Midrash. Abbiamo 12 seni zodiacali, dice il Midrash. Abbiamo 12 ore di giorno e 12 ore di notte ovvio, non secondo l'orologio di oggi dovete sapere che l'orologio di oggi è una invenzione la ora vera non sono 60 minuti la ora vera è il giorno diviso in 12 può essere 50 minuti può essere un'ora e 10, dipende E la stessa cosa di notte dice il Midrash perché fu creato tutto 12 o che fu creato per Yaakov Avinu che ha portato le 12 torri, Ibe beh mezza di chi? Debete che c'era qualcuno molto prima che era destinato a fare 12 figli. E questo Adam Arishon, la programmazione di Akadosh Baruch era che Adam Arishon lui farà 12 figli. Dove lo sappiamo, dice il Chida Ze se toldot Adam quando nel libro di Genesi si racconta sui discendenti di Adamo, inizia con la parola Ze ebraico vuol dire, e quelli sono le discendenti, però la parola ze fa il numero con valore di 12. Dice: Il Chidà era destinato a fare 12 figli. Ma che possiamo fare quando il secondo, quando le prime due già hanno iniziato a combattere e uno ha ucciso l'altro? Ha capito? A Kadosh Baruchu, che da qui non possono nascere 12. E con il Zracavino. La parasha scorza un'altra volta che vuole a Kadosh Ba'uchu che da Yitzhak che Rivka saranno dodici figli. Però quando Rivka è incinta, abbiamo raccontato nella parasha scorza, e c'è questa battaglia tra Yaakov e tra Traishah, tra quello che è tranquillo e quello che è molto intenso, e che dice Rifkah il profeta, l'ammazeh anochi. Perché questo vuol dire 12? Vuol dire: con due soffre così. Chi ha la capacità di portare 12 figli? In altre parole, Rifkà, in un senso, con il suo dolore, ha detto: Io non ci sto a fare 12 in questo modo, con questo dolore, con questi guerri nella pancia. È ovvio che non possiamo giudicare Rifkà, non possiamo immaginare che dolore lei aveva con questi due là una battaglia c'è una battaglia tra luce tra, tra l'oscurità una battaglia dovete sapere che l'ha iniziato con esavi e cove fino ad oggi dicono i maestri esmil chama ben bne or le bne kosher c'è una guerra tra le fili della luce e le fili dell'oscurità quindi anche non ha avuto il merito fino che viene Yaakov, e lui lui quello che fa lo che fu destinato creano una casa di 12 tribù, tutti, tutti tzaddikim, tutti, tutti chedoshim, non ci sono cattivi, non ci sono malvagi, fino a qui, dicono le maestre, che Jacob ha ricevuto il merito essere sulla trono celeste. Noi sappiamo che sulla trono celeste di Akadosh Hu ci sono quattro immagini, quattro immagini, uno è il re, che il re, il re è leone, uno è leone, perché è leone? Perché leone, lui è il re di tutti gli animali salvatici, il secondo è il toro, perché è il toro? Perché il toro è il re di tutti gli animali che sono caciera, la terza è l'aquila, perché l'aquila, l'aquila è il re di tutti gli uccelli, e il quarto è la faccia di Jacob. אל אומנו. אֶדֶה תִוֹתִי לָהּמָנִי כִי סִיְפֹדֵי בָה שֵיֶל יֶרֶה. רֶמֶטְרֵס וּלַתְרֹנָה דִיּהְקָדוּשְׁבּרְכְוּוֹה אִיֶלְוֹם אֹקֶה רַפְרְזֶנְתַה תִוֹתָה לָהּמָנִי אִיָּעֲקָוּבּוֹה א Scusi, Abraham dentro il fuoco. non abbiamo raccontato forse la storia, no? Che Abraham ha rotto tutte le immagini che vendeva il suo padre. Il suo padre, dovete sapere che era il padre di Abraham, non possiamo immaginare quanto Terach, il padre di Abraham, era un uomo basso, era un uomo... Che era impuro era così impuro di non essere mai se lui era il distributore più grande dell'idolatria del mondo e anche qui c'è bisogno di capire come mai quello che rivela la verità nel mondo e ci sta solo un creatore o se avrà vino deve nascere al uomo che vende la più idolatria nel mondo se c'è un paradosso, non era più logico che Avram sarà un oh, figlio di un uomo normale, sì, forse idolato, però non uno che. C'è una cosa che dovete sapere sempre, Zadikim. Che quando fa, uno fa un sbaglio, ci sono due tipi di sbagli. C'è un sbaglio che uno fa per conto suo, non è giusto, sarà giudicato, deve fare teshuva. deve cercare di cambiare su stesso. Però il danno, dicono le maestre, è sotto controllo. Perché, come che lui la fa da solo? Se lui fate teshuva, la cosa è sistemata. Per un uomo che fa sbagli o fa cose cattive non da solo, e prende con lui altri che fanno questa cosa insieme con lui, o anzi, mai sia, lui dice agli altri: Perché fate cose buone? Venite con me, andiamo a fare cose sbagliate, uno così anche se lui vorrà fare teshuva non sarà semplice perché il danno che lui ha fatto il danno non è limitato solo su di lui lui avrà bisogno di sistemare su stesso e sistemare tutti la gente che lui ha portato nella strada sbagliato e per questo è quanto è importante che quando uno fa un sbaglio non è giusto farlo, però se la fa almeno falla da solo almeno il conto tuo perché deve aggiungere sulla tua spalla le conti di tutti gli altri e questa è una cosa importante. Quindi, di tutti le gente che potevano essere il padre di Avraham, vino perché era bisogno di essere quello che proprio era la figura dell'idolatria? La figura, e qui dicono le maestre una cosa incredibile: dice loro Haim Kadosh, che la luce più grande. Per poter fare il suo lavoro deve nascere dentro l'oscurità. E vi spiego meglio. Se uno adesso ha bisogno poco luce, perché c'è un po' di oscurità, qual è la cosa logica? E lui compra una piccola così, una piccola lumetta, un piccolo cosa che fa luce. Però non vai a dare a qualcuno che ha bisogno poco luce, un progettore che dà luce per cento chilometri, perché non fa senso. Anzi, una luce così, in un posto dove c'è bisogno di poco luce, farà tutti ciechi. Ma quando c'è troppa luce, uno non può vedere questa luce e continuare a vedere. Perché luce nel fino ti fa cieco. Però, se questa luce gigante sarà in un posto oscuro, 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 là, lui potrà maximalizzare la sua potenzialità, potrà dare luce senza che gli altri saranno ciechi, perché c'è bisogno di una luce grande. E per questo Avram vino e nato in un posto così. E per questo, questo è vero per ogni ebreo, Zadikim. Ognuno di noi, più che sta in un posto oscuro, più che è nato in un posto dove non tutti sono così, Zadikim o che viene da una famiglia dove non tutti fanno le cose diciamo come deve più che vuole dire che lui ha la capacità di illuminare la sua forza è maggiore a qualcuno che è nato così in una famiglia dove tutti sono religiose, tutti fanno shabbat, tutti fanno casher, perché in un posto dove è tutto è sistemato non si deve dare un figlio che dà troppo luce perché manca poco ‫אבל הוא סיטונה שהוא נפמיליה דו ‫באקיגרסה. ‫דירכי השם האספרנסה קטועה אל הכפה ‫שאיתה אילו מן הארץ. ‫טוב, מבולי דיביירד אל סוגטו דלילי ציונים. ‫היא נמרוד פרן דאברהם ‫אלא בוטו הדנטו אל פרוקו. ‫היא אברהם והנה סלוותו מרוגו לזמנתם. ‫דישן מדרש, אברהם נום והנה סלוותו פרל מריטו סור. ‫אברהם והנה סלוותו פרל מריטו דיעקב. ‫אלא דומן דפרקי. Perché Avram ha bisogno dei meriti di Yaakov per essere salvato del fuoco? Anzi, il Midrash dice che anche i meriti di Isaac non erano sufficienti, solo i meriti di Yaakov. E che per capire questo, dobbiamo sapere una cosa: un ebreo, per essere l'esempio perfetto, deve vedere che tutto il suo ambito sarà puro. O sea, Avraham vino con tutta la sua grandezza. Il fatto che lui aveva un figlio che era cattivo, un figlio che andava in la strada sbagliato, il fatto che lui aveva Ishmael, maestri, la sua illuminazione non era completa. Perché uno dice a qualcuno, bene, tu parli che Dio deve fare così, deve fare così, però tuo figlio che okay? è... Come tu vuoi che io mi cambio, che io mi comporta bene, quando anche non hai la capacità di sistemare il tuo figlio che è più vicino a te? È la stessa cosa con Izzraq. Izzraq con tutta la sua chieduscia, con tutto quello che fa, ha ah, un figlio che si chiama Esav, ancora peggio di Ishmael, che fa idolatria dentro casa sua. Le maestre dicono che Izzraq è tenuto cieco per l'idolatria che facevano le mogli di Esav. Dentro casa sua. Io, maestri, anche te non hai la completazione. Il primo che ha la completazione perfetta è Iacov. E la domanda, perché? Perché solo Iacov ha meritato questo, che tutti i suoi figli saranno nel cammino giusto? Perché Avraham non ha meritato questo? Perché Yitzhak non ha meritato questo? dove hanno sbagliato che non hanno fatto giusto per avere dentro casa una cosa che sì, una cosa triste una cosa così che va contro tutti i principi che vengono insegnato e questo c'è dice Shlomo a melech una frase choseh shifto sonebeno ve'o avvo cerco di tradurre uno che mantiene la sua verga odia il suo figlio ma quello che ama il suo figlio lo rimprovo da quando è piccolo avra ma vino sapete perché Ismaele è uscito cattivo come che è uscito perché avra ma vino in tutta la storia non ha una volta rimprovato il suo figlio. Perché non ha rimprovato il suo figlio? Ci sono tante risposte. Forse la prima risposta è che uno, lui amava molto il suo figlio. Comunque noi vediamo quando Hashem dice a Abraham, bavino, tu devi sacrificare il tuo figlio unico che tu ami. Avram dice al creatore, Puro, scusa, io ce due figli unico, le due madri diverse e io la amo tutti e due uguali. Però non solo questo, avram era che che sede è del caratteristica della benevolenza, della misericordia. Quando uno è troppo benevolente, quando uno è troppo misericordia c'è la paura che anche quando c'è bisogno a volte di rimprovare, quando anche a volte c'è bisogno di castigare, non per il bene tuo, però per il bene dell'altro, non l'hai dentro di te da fare. E per questo Avram. Il rimprovare, il rimprovare non faceva parte del suo modo di esserci. E per questo Ishmael è uscito come che è uscito. Adesso mi potete chiedere su Itzhat Yitzchak è giudizio puro, perché Yitzchak non ha rimprovato Esam? E anche qui vediamo al contrario, che quando Yitzchak ama suo figlio Esam, e qui la risposta è un po' diversa. di Zalikim era così alto, così in le spirituale. spirituali. Era così distaccato da tutto che non facevo anche caso come la gente si comportano, non da un punto di benevolenza, non da un punto di misericordia. Vi Mi faccio capire meglio: c'è scritto che quando gli angeli hanno visto che Abraham stava per sacrificare il suo figlio Isaac, loro hanno iniziato a bailare. Uno può pensare, scusa, perché bailate angeli? Un padre sta per uccidere il suo figlio. Che c'è? C'è qualcosa di bailare? Ci racconta? Balliamo anche noi. Che si balla? Ma no, perché loro sanno, questi angeli, che il merito che Avraham è pronto a uccidere il suo figlio, questo merito salverà il popolo ebraico per eterno. Perché ogni anno, da nuovo, quando c'era Hashanah, quando c'è un, un giorno di giudizio, che si fa? Si sono il shofar. E quando si sono il shofar, vengano ricordati in merito che Abraham avino era pronto a sacrificare Itzak. Sattamente so, sì. Questo anno non abbiamo suonato shofar il primo giorno. E se vi ricordate bene, abbiamo fatto una lezione che un anno dove non si sono il shofar, può essere due tipi di anni. O oh, un buono anno, un molto buono anno, tutti gli anni dove. C'era una salvezza, sono uscito d'Egitto, era in un anno senza shofar. Beta Midas era un anno di sho senza shofar. ormai oh, sia un anno problematica. Il Beta Midas fu distrutto in un anno senza shofar. Abbiamo fatto una lezione su di questo. Quando non c'è shofar dipende dal Shabbat, dipende come il popolo ebraico comporta attraverso il Shabbat. Comunque gli angeli bailano, dicono: Wow, che simcha! Grazie a questa cosa. E il popolo ebraico avrà meriti per eterno. Però c'è un problema con questa Midrash. O che c'è un altro Midrash che lo contraddice. O che noi sappiamo che una delle ragioni perché Yitzchak è divenuto cieco, così dice il Midrash, è che il cielo si è aperto e gli angeli hanno piangu, pianto, le lacrime degli angeli sono cadute sulle occhi di Yitzchak e Yitzchak è divenuto cieco. Non ho capito. Poi hanno bailato. Hanno pianto. Sono due cose diverse. Quando uno bada è felice, non piange. E <ride> quando uno piange, eh, vuol dire che, che succede qualcosa. Sentite questo. All'inizio il cielo era chiuso. Quindi le angelo vedevano tutto in un visto celeste. Quando tu vedi le cose in un visto celeste, in un visto superiore, tu non le vedi le cose in micro, non vedi le cose in dettaglio. Tu vedi le cose in macro. O sea, non ti concentra sul fatto che un padre, poveraccio, sta uccidendo suo figlio. Questi sono i dettagli. Anzi, tu vedi qual è la cosa che uscirà di questa cosa. E per questo loro bailano. Però quanto è il cielo sia aperto, così dice il Migrash, e hanno guardato la terra, tu dire guardare la terra, non vedere le cose in un modo celeste, vedere le cose in un mondo terreno. Quando tu vedi le cose in un mondo terreno, un padre sta per uccidere suo figlio, non ti può provocare nessun altro sentimento da tristezza. Quindi dipende. Quando vede le cose in un modo celeste, tu puoi ballare anche con la tristezza più grande. Però quando tu vede la cosa in un occhio di un umano, un umano che non ha la capacità di staccare i suoi sentimenti della realtà, si piange. E questo era il tracavino. Il Itzhak trac era così alto che lui non vedeva le cose in un modo terreno. Non aveva la capacità di piangere per una cosa cattiva che è successa. Perché? Perché lui era distaccato dei dettagli. Lui vede tutto nel macro, come dice il Mirosh: che dopo che lui fu shartato, dove era Israac? Avram è andato con Israac sacrificare, però la Torah non ti racconta che lui è ritornato. La Torah ti racconta che Abraham ha preso il suo figlio, è andato a sacrificarlo, però quando ritorna del, del monte, c'è cioè stato questo solo Avram: ritorna, dove Israac? Disparuto? Ma sì, sì, Israac è andato al cielo per tre anni. Quindi Israac non è che non voleva improvare Esa, è che lui era in un altro, diciamo, un'altra un sfera, un altro modo di vedere le cose. E per questo Israac non ha rimprovato suo figlio. È il primo che rimprova adesso suoi figli di Jacob. Jacobo visce a Vino, capisce che quando il figlio è, è, è piccolo. Chi rispara la sua verga, odio al suo figlio, non è che adesso uno ha il suo shalom, <ride> deve iniziare a dare botto al figlio. Non è quello l'insegnanza. Però l'insegnanza è che l'amore che un genitore ha attraverso il suo figlio a volte può essere la distruzione. L'amore deve essere controllato. Un, figlio, un padre e un madre che dice sì, mio figlio è buono, sempre è bene, fa tutto bene, e vedono solo il positivo dentro il figlio, una problematica, perché questo figlio non riceve ma questo figlio cresce nel mondo pensando io faccio quello che voglio e sa, qualsiasi cosa che fa, vede che suo padre non reagisce, il suo padre mai lo dice niente dice va bene, io vado avanti se non c'è problema vado avanti questo Tzadikim era la forza di Yaakov Yaakov era molto vero Yaakov tzaddikim, suo attributo della verità non misericordia, non benevolenza non giudizio e come si dice in inglese is, come è. è buono, è buono è malo, è malo vede le cose in un modo molto obiettivo molto chiaro, molto vero non facciamo le cose più belle che sono non facciamo le cose più peggio che sono, che anche questo è un caratteristico che è problematico e questo, digno dei maestri è la completazione vera è l'uomo perfetto riesce a bilanciare la misericordia con il giudizio fino a che arriva alla verità assoluta. So, Yaakov continua a di andare e quando lui va per andare a Haran arriva a un posto e subito il sole cade, perché il sole cade tre ore prima del suo, suo tempo che deve tramontare o che Hashem vuole che Iacov rimane in e sogna subito il sogno, e in questo sogno lui vede una scala, una scala che inizia sulla terra e arriva fino al cielo, e là, su questa scala, lui vede angeli che vanno sopra e sotto, sopra e sotto. Una delle domande che ogni anno ci chiediamo, e ogni anno è importante ripetere. Però scusa: se tu vedi che ci sono angeli che vanno in direzione del cielo, e tu vedi angeli che vanno in direzione della terra, perché non vedi angeli che si fermano? Non può essere che l'angelo si ferma per un attimo o riposare. O sea, cioè, vede una scala piena di angeli, piena di pieni, sì? Qualche angelo vanno in direzione cielo, qualche angelo vanno in direzione eh, eh, la terra. Perché non vede nessun angelo che sta così, fermo, non, non, non cielo, non terra? Ogni anno chiediamo questa domanda, e ogni anno dobbiamo esclamare questa domanda. Sa di chi? E la vita? Non esistere essere fermi. O oh, che un uomo sta andando attraverso la strada meglio, o un uomo ogni giorno cerca di migliorare le sue azioni. O un uomo sta peggiorando. Tante volte, e questa è la illusione più grande che dietro ci fa: le razze ti dice, vedi, oh Hashem, tu sei arrivato al posto giusto, no? Tu, Baruch Hashem, già fai Shabbat, e nel tuo ognuno e nel suo modo, non secondo quello che hai imparato, tu sei iniziato a fare il kashrut, tu metti finire, tu preghi un po', un po' qui, un po' là, e tu dici, oh, sono arrivato, io, a me mi sembra questo livello che ci sono qui, qui va bene. Io sono pronto di fermarmi qui. Dicono le maestre, il momento che solo ti viene questo pensiero, sai, che sai iniziato la tua caduta, sai iniziato la tua discesa e noi sappiamo che la Gemara dice che questo mondo fu creato con la lettera hei, ok? Noi sappiamo che il nome di Hashem sono quattro lettere, Yud, la hei, la Vav e la kei. La seconda lettera, la prima lettera la Yud, dice che la Gemara fu creato il mondo di là, il mondo olamabà, però con la hei fu creato questo mondo. La Ezza di Kim è una interessante. Una lettera dove ci sta un grandissimo spazio sotto, un buco, e c'è un piccolo spazio sopra. Perché è così? Perché la E non c'è un posto dove tu ti puoi riposare. Non c'è un posto dove tu ti puoi sedere e dire ah, qui sto bene. No. Se ti riposa c'è un buco sotto. Non è come per esempio... La, la, mem. la mem, sotto viene bloccato, quindi puoi riposare. La E non ha nessun affermamento. Tu devi sempre, sempre andare attraverso sopra, verso il buco sopra, sopra. Perché quando non stai salendo attraverso sopra, subito stai cadendo. E questa è la prima lezione che Kadosh Baruch Hu vuole insegnare a Yaakov Vino prima di andare all'esilio. Dice il creatore è terminato fino a se stavi in a casa tuo padre, padre tzaddik, padre tzaddik, tu nonno tzaddik, tutti i tzaddikin, tutte energie positive, tutti nel cammino giusto, no, no, adesso stai andando in un posto totalmente diverso, anzi, le maestri dicono che Haran era la città delle imbroglioni più grande del mondo, erano maestri imbroglioni. perché come viene chiamato il suocero di Jacob, la van Haarami, ha'aramie, la traduzione letterale è l'aramaico, l'arameo. Però se tu prendi le lettere arami e tu cambia l'ordine, esce mai. Io voglio dire, lui non era arameo. Lui era un bruglione, sì? Era un ladro. E anche perché si chiamava Lavan? Lavan, la traduzione letterale, è bianco. Però Lavan era un nome che lui ha dato successo, un soprannome, sì? Comunque ci sono tanti. Perché ha chiamato Lavan? Perché lui era così nero voleva camuflare il suo nero, quindi invece di chiamare il suo stesso nero, di, oh, ti, mi chiamate tutti il bianco. Sì, Però ovvio che non l'ha aiutato. Ma si dicono perché c'è anche un'altra interpretazione per questi angeli. C'è chi dice che gli angeli che sono andati sopra sono le angeli che sono rimasti bloccati in questo mondo per 137 anni. C'erano angeli che erano bloccati. E fino al sogno di Yaakov non poteva andare al cielo. Chi sono questi angeli che sono rimasti bloccati? La Torah racconta che quando Akadosh Baruch ha creato il mondo, prima di crearlo, ha chiesto alle angeli, che dite, una cosa giusta creare l'umano? Va bene o non va bene? E le angeli hanno detto subito, ma Petronio, che vai a creare l'umano? quello umano che è debole, quello umano che ha vizie, quello umano che ha desideri, quello umano che, che non riesce a mantenere la strada di vita. Ecadocio Bacu era molto arrabbiato su questi angeli. Sapete chi erano questi angeli che hanno detto questo? Erano gli angeli che furono mandati a Sodoma e Gomorra per distruggere. Le angeli che furono mandate a Amara per distruggerlo, loro, quando hanno visto la cattiveria di Sodoma, la cattiveria della gente che vivono là, che avevano leggi fuori dalla natura, per esempio, un uomo che dava tzedakah, che dava benevolenza a un povero, veniva cacciata via. È una città dove non si poteva dare tzedakah, solo per capire. Mi lascio raccontare che loro che facevano? Loro, quando bussava il povero sulla porta, gli davano un biglietto. E su questo biglietto loro scrivavano i loro nomi. Perché? Perché c'era una legge che anche non si può vendere cibo a stranieri. Quindi tu, come poveri, arrivava là, immaginate, e tu inizi a ricevere soldi, tanti soldi. Ti, tu ti senti ricchissimo, ma hai ricevuto così tanti soldi. Però... Quando vuoi anche comprare un panino o una bottiglia di acqua, nessuno ti vende. Perché? Perché se domi con c'è una legge. Qui una volta entrata non esci e una volta è entrato stranieri non ti vendiamo niente. Quindi per forza rimani dentro la città, girando, girando, tantissimo soldi nella tua tasca fino a che muori perché poi nessuno ti vende niente. E là! Quando l'uomo muore, tutti vengono per riprendere i soldi, perché su ogni biglietto c'è scritto le nomi. Questo solo per far capire: era Sedomi Ghebola. E questi angeli, quando hanno visto il cattiverio di Sedomi Ghebola, hanno detto: è un sbaglio creare l'umano, vede come è sceso. E ci hanno detto, ah, così? È un sbaglio? Va bene, voi rimanete sulla terra. E loro sono rimasto nella terra per 137 anni, fino a che Jacob vino sogna le sogna, e gli angeli vengono e vedono Iacov. Quando questi angeli vedono Jacob, capiscono una cosa: che tutto questo mondo vale farlo per un uomo come Iaacov. Parlo per un uomo completo come Iacov Yaakov sa di chi viene chiamato Yaakov ashalem Yaakov Ishtam, tami la parola perfezione. Yaakov era l'uomo perfetto. E quando si sono ripentito del fatto che hanno parlato male sull'umanità, solo là, va bene, adesso potete ritornare al cielo. Quando un uomo deve essere attento, mai parlare male sull'umanità. Dovete sapere, anche l'ebreo più lontano che esiste rimane un uomo con una Neshamah. Dicono le maestri che quando Hashem ha creato le animali, la Torah dice essere viventi. Però quando Padosh Baqù ha creato l'uomo, c'è scritto Nishmat Haim, ha dato a loro una anima di vita. Che vuol dire anima di vita? Spiegano i commentatori, l'uomo viva eterno, la sua anima è una cosa eterna. Lui la può sporcare fino a domani, non lo aiuterà. Il sporco, la contaminazione sarà solo una cosa esterna e noi sarà, mai sarà una cosa interna. Dove la impariamo? Perché ogni ebreo, non importa quanto è cattivo, dopo 120 anni viene seppellito dove si impara che si deve seppellire? Perché non la possiamo mai sia bruciare o mandarlo nel mare? Ci sono tanti altri tipi di religione che fanno questi tipi di cose. Perché per forza un ebreo deve essere seppellito? L'Irma mai se c'è una laha. Che un sefer Torah, un sefer Torah, la Torah nostra, anche se questa Torah sarà rotta, anche se questa Torah Sarà, ci mancherà la maggioranza delle lettere deve essere seppellito o che una cosa che ha che è, che ha santità nel suo rispetto che sarà seppellito e per questo dicono i maestri e l'umano deve essere seppellito però chiedono ai maestri però scusa qualsiasi umano anche un uomo che è cattivo i maestri sì o che anche un uomo cattivo comunque un se fattorale dentro c'è che dusha, e questo tzadikim, lo che si deve capire. C'è scritto su Iacov, Avinu e Avinu blomet. Iacovino non è morto. La tua dice che Iacovino non è morto. La domanda è perché Iacovino non è morto? De maestri, un uomo che si comporta solo con la verità, la sua vita sarà sempre eterna. Perché la verità non c'è modo a spegnerla. La Gomana racconta una storia solo per capire il concetto che un giorno c'era una città in un posto che si chiama Kusta. Kushta si dice che è in una zona di Africa. In questa città nessuno moriva. Fu andava a questa città e viveva per anni. Un giorno è venuto un straniero là e ha detto «Come fate per vivere così tanto tempo? Perché non morirete?» Vedi, qui c'è una regola, in questa città si può parlare solo la verità. Uno che non parla la verità viene cacciato via. A noi ci hanno insegnato che la verità viva eterna. E per questo straniero, a me mi sembra bene vivere eterno. Posso anch'io venire questa, in questa città? Ando sì, non c'è problema, però ricordati, sempre parlare la verità. La gloria racconta che un giorno una donna. Ha bussato alla porta e ha chiesto: Dove sta la tua moglie? Voglio parlare con lei. E adesso sua moglie stava nella doccia, facendo la doccia. E lui si vergognava a raccontare che la sua moglie fa una doccia. Quindi, invece di raccontare che ha fatto una doccia, dice, No, sta fuori casa. E il giorno dopo, le sue due figli sono morti. Subito, tutta la città ha capito: Se c'è la morte, qualcuno ha detto una bugia. E lo hanno cacciato via. Dice la Gemara: quando c'è verità, la verità è eterna. E per questo la Torah nostra viene chiamata Torah Chahim, la Torah che dà la vita. E beh, Emet, se prendiamo la parola Emet, che vuol dire verità, inizia con la prima lettera dell'Alev Bet, che è l'Alef, dopo Mem, la lettera mediana. E dopo TAF, che è la ultima lettera. Ok, quando tutti i dettagli sono giusti, dall'inizio dell'Ale fino al TAF è completo, c'è la verità. Le maestri dicono che il sigillo di Akadush Baku è la verità. E perché tante volte un uomo dice bugia in la vita? O che le bugie di solito vengono dette per camuffare la verità. O tu non vergogna di qualcosa, o uno vuole nascondere qualcosa, o uno non vuole ammettere qualcosa. Però, se uno capisce che tutto viene di Hashem, tutto viene di Akadush Baruch, Hu, capisce che non c'è niente di nascondere, era la volontà di Hashem. E se uno mi può dire, che vuol dire la volontà di Hashem? Quando io mi sbaglio, era la volontà di Hashem. Molto interessante. Come un uomo deve vedere le sue sbagli? Così, sentite questo. Prima di sbagliare, ovvio, non è volontà di nessuno, tu devi lavorarci, tu devi fare un impegno, tu devi sforzare per non sbagliare. Però una volta che già hai sbagliato, ossia, cioè dopo l'atto del sbaglio, là tu devi accettare che qualsiasi cosa è successo, è successo perché c'è mai voluto. Ed è questo accaduto sicuro che c'è un messaggio dove io devo andare in sopra. Quando uno non accetta che c'è akadosh Baruch Hu che governa, e c'è una ragione perché questo succede così e così e così, inizia a dire bugia. Sa di kim la parola emet. Se togliamo la prima lettera che è la Alef, che rappresenta la Alef, l'Alef di Elohim, Alef la prima lettera, che è numero uno, HaKadosh Baruch Hu è il creatore. Se tu togli il creatore della storia della verità, ti rimangono due lettere, che sono la morte, met, met in ebraico. E questa era la forza di Jacob. Jacob era fino totalmente la verità, fino al fine lui era così vero che la gente non accettava quello che lui dice. Si racconta che quando lui è arrivato a Haran, che era una città dove tutti dicono bugia. Subito l'avanti, lo suo futuro suocero è venuto a bracciarlo perché lui sapeva che eh, Jacob viene da una famiglia ricchissima, Avram, tutti ricchi, Ovvio che lui viene con tantissimo soldi. E lui inizia a bracciarlo per vedere dove sta il soldi perché vede quello viene senza cameli, senza niente. Forse Jacob sta nascondendo i soldi. Jacob dice no, vedi la verità, io sono uscito da casa con tanti soldi, però nel cammino... È venuto il figlio del mio fratello che mi voleva uccidere e lui ha preso tutto quello che io avevo. Ha detto: Lavan, sì, sì, noi eh. conosciamo questo bugie. Rimane qui un po', rimane qui un mese, due mesi, un anno. Vedrai che i soldi che hai detto che ti hanno rubato ritorneranno in un modo miracoloso. Perché? Ok, Lavan era questo. Era uno che dice bugie, uno che la verità era lontanissimo da lui, e lui non poteva accettare che, a quello dice la verità, che non ha soldi. Questo Zadichin, Digna Maestri, è la forza della verità. Se racconta su Rabbio Shua Ben Levi, sentite questo: Rabbio Shua Ben Levi, uno delle più grandi Tanaim, che un giorno è venuto l'angelo del morto per prenderlo, sì, era venuto il suo momento, 120 anni, uno deve andare. E quando arriva l'angelo del morto per prenderlo, dice il rabbino: Parla con un angelo, dice: Però fammi un favore, prima di andare via, mi puoi far vedere dove vado? Dice: Vedi, io di solito non faccio vedere la gente a destinazione, però tu sei un zadì così grande, ti faccio vedere. Ha preso il Rabbino il suo benevi, sì, all'entrato entrato di Paradiso e lo sta vedendo con il dito: Là, là, vedi, là, là, là sarà il tuo posto. Dice: e puoi prestare un attimo la tua spada? Io ho un po' paura quando tu mi parli. Tu c'hai la spada tua nel mano, mi dai nel mano, ci parliamo e dopo vediamo. L'angelo della morte dà la spada a questo rabbino. E un attimo, questo rabbino, senza aspettare, lui fa un salto e entra dentro il paradiso. Adesso l'angelo della morte si arrabbia, Dice, Scusa, io sono un angelo della morte. Non si può entrare nel paradiso prima di morire, non puoi entrare così vivo. So, io ti giuro, ha detto Rabbin, io da qui non esco. No? Inizia la grande discussione nel cielo, perché non è una cosa normale. Un uomo deve morire, muore, va al paradiso, si sì, ha sì, diritto, sino va a un altro posto, non è che uno può andare vivo. E nel cielo inizia questa discussione tra gli angeli, che si fa con lui? Lo facciamo ritornare, lo uccidiamo, che facciamo? Che facciamo? Non trokadosh Marucho, una discussione così grande tra le ha vedete? Lui ha giurato. Se lui tutta la sua vita ha mantenuto tutte le promesse che lui ha fatto, non possiamo noi essere quelli che lo fanno andare contro il suo giuramento, non lo possiamo far uscire, perché lui ha giurato che lui non uscirà. Però, se una volta nella sua vita ha fatto una bugia e quindi il suo giuramento non vale niente, lo mandiamo via, e deve prima morire e dopo può ritornare. Sei di chi? Non hanno trovato nessuna bugia mai. Rabbiio Ciobanevini mai ha fatto una bugia, e è rimasto là vivo. E hanno fatto un compromesso: che deve ridare la spada all'angelo del morto, così può continuare a fare il suo lavoro. E qui vediamo quando la verità è bella. Non solo questo, Zadichi: gente che sono veri, gente che hanno verità vera, le loro parole vengono accettate. Si racconta che Jacob arriva là a Haran. E vede che c'è un pozzo, era mezzogiornata alle 12, alle 11, alle 1, e tutti i pastori della città sono là aspettando per bere. Poi dice a loro: Fratelli miei, posso chiedervi una domanda? A mezzogiorno non è il tempo per bere e riposare? Di solito si lavora fino a che è il tramonto, e al tramonto, prima del tramonto, si viene a bere e riposare. Già da mezzogiorno state qui, riposando, così. Se sì, qualcuno vi paga, state ladri, perché tu devi lavorare tutti gli orari che deve pagare, e se voi state, capite voi stesso, è giusto così spendere il tempo, bruciarlo così, sedere qui al lato del pozzo invece di andare a lavorare? E loro lo rispondono: Dice, vedi, qui c'è un meccanismo molto speciale, come noi, noi abbiamo paura che qualcuno prenda acqua senza pagare, c'è una grandissima roccia su questo pozzo, e per elevarlo devono venire tutti i pastori della città. Noi ci accumuliamo qui da mezzogiorno fino a che arrivano tutti e insieme spostiamo la roccia, così siamo sicuri che vediamo tutti che lo bevono. Continuano a bere, rimettiamo la, la roccia. Chiede il Rafshar, Scusa, io non ho capito. Immaginate se sì, immaginate che ci sono gente che invece di lavorare vanno al caffè e viene un straniero che mai hanno visto e dice a loro: Scusa, perché voi non lavorate? Se ricevete soldi da qualcuno, state ladri. E se non ricevete soldi a volte per conto vostro, state parasiti, perché un uomo deve lavorare, non può tutto potuto stare al caffè, barre un caffè, un caffè, un caffè al bar e bere. Che si fa con uno così? <ride> si risponde a uno così, scusami mia, tu chi sei? Ciao ciao. Invece no, a Jacopo, fino a... lo rispondano. Come può essere? Dicono maestri molto semplici. Quando un uomo è un uomo vero, quando si vede che un uomo chiede le cose non perché voglia spizzicare, o non perché voglia intenzione, o, o, o voglio guadagnare, o un intenso sottointenso, no. Non viene un uomo vero come Jacob, e ti chiedo semplicemente la verità per sapere: scusa, voi che state facendo qui a questa ora? Non, non è il tempo per sedere così, si deve lavorare in questa ora. Quando tu vedi, e per che capisci che qui c'è la verità, tu rispondi, non ti arrabbia. perché capisci che qui è una cosa vera. Questo tzadikin, quello che noi dobbiamo imparare, noi dobbiamo imparare di ah, come vino la verità. E la verità absoluta non è mai si sta solo in la Torah. Uno che non studia Torah, uno che non conosce le leggi e la Torah di Kim, debete sapere lui mai arriverà alla verità assoluta e per questo la, la, la Torah viene chiamata Torah Temet la Torah della verità e questa era la forza di Akon e questo è il sigillo dell'ebreo la prima domanda che si chiede all'ebreo quando lui arriva dopo 120 anni al cielo la prima domanda, prima di tutto Prima di hai mangiato a hai fatto Shabbat che è importantissimo, però la prima domanda? eri onesto con le tue affari, faceva le cose in un modo diritto, in un modo vero? Se la risposta sì, andiamo alla seconda la domanda, la terza, però se la risposta già sulla prima domanda è no, possiamo già immaginare che succede. E questo, Zadikin, è il lavoro del popolo ebraico in questo mondo? Noi dobbiamo distribuire questa verità. La verità non è solo. Ci sono due tipi di verità. C'è verità parlare verità, e c'è verità essere verità con tu stesso. Questo era Yaakov Vavin. Yaakov Avinu non solo parlava verità, Yaakov Avinu era verità con se stesso. Quando vede uno che le sue figlie non comporta bene. Non, non dice ah, lui può, no, tutto sarà bene, lo passerà e l'età è qui, e l'anno No, che è come vero. Vive questa verità, fa parte di come la sua famiglia è, subito viene affrontato una cosa che non è vera, viene subito affrontato. La verità attraverso tu stesso. Uno che dice, io credo nel Creatore, sei sicuro che tu credi nel Creatore? Perché, se tu credi nel Creatore e sei un uomo vero, e deve fare quello che lui vuole. E se tu non fai lo che lui vuole, forse non davvero credi nel Creatore. Eh, credi, non dico che no, però non è una emunità vera. O che una emunità viene messa in pratica. Non puoi dire che tu credi nel Creatore e andare contro la sua volontà. Qualcosa a cui non va. Questo è Arcovabino e lo che il popolo ebraico risponde quando il creatore chiede volete ricevere la Torah che, che risponde il, il, il popolo ebraico faremo e ascolteremo noi siamo genti veri abbiamo capito dopo le dieci miracoli che tu sei il creatore abbiamo capito che tutto che tu dirai è la cosa giusta dopo capiamo che non lo sappiamo ancora ci insegni dopo no, noi capiamo che una volta che abbiamo capito che la verità è tua non c'è altra risposta fuori di faccio lo che vuoi mi sommette totalmente alla tua volontà perché tu sei il creatore vero e eh, questa è la verità assoluta. E questo, Tzadikim, che dobbiamo imparare di Ako. Tante volte nella vita abbiamo domande e diciamo bugie a noi stessi, sì, un po' qui sinistra, un po' qui destra, e faccio qui, le si sistemerà, un giorno lo farò bene, non lo farò bene. Tutto questo, Tzadikim, è perché non siamo bene a noi stessi. E questo, Tzadikim, lo che noi dobbiamo imparare, dice Akadosh Baruch, il mio sigillo è verità. Più di tutti, la cosa più importante per me è verità. Più che ci avviciniamo alla Torah, più che ci avviciniamo a Akadosh Baruch, più che ci siamo veri, più che Hashem, Pesach, manderà la salvazione a tutti i nostri problemi. che Possiamo vedere la luce per tutto il popolo ebraico e che possiamo vedere la pace, la serenità e la Chedushah, il Mashiach, il Beta Mikdash. שבת שלום.